Salve a tutti ragazzi e bentornati da Mike Shosha. Riprendiamo a giocare a Wolfenstein di Old Blood e riprendiamo proprio nel punto in cui ci siamo salutati nell'ultima puntata. Siamo capitati qui in una sorta di asylum. Qualcuno ha detto che ricorda Outlast. Sì, probabilmente è così. Eccolo lì, Jagger, il braccio destro di Helga. Un uomo che ragazzi, secondo me non ha tutte le rodelle a suo posto. Probabilmente, vedete, sta dando da mangiare ai prigionieri, che a sua volta darà da mangiare al suo cane. Vabbè, fatto sta ragazzi che stiamo cercando di scappare dalla prigione. Siamo evasi, però dobbiamo intufolarci all'interno del castello di Wolfenstein per trovare dei documenti che sono indispensabili per la vittoria di questa guerra. Ricordiamo che siamo in guerra contro la Germania nazista, da Verit Teschken. Insomma, al momento questa guerra ci vede svantaggiati, stiamo perdendo la guerra, abbiamo bisogno di quei documenti. Intanto il nostro compare Wesley. Wesley, ti ho mai detto di zia Sara? Le diagnosticarono la demenza quando ero al college. Le medicine la rendevano sonnolenta e strana. Ricordo i suoi occhi come finestre sporche di una capanna pericolante. Mia madre temeva che fosse ereditaria. Ah, stai tranquillo Blazkowicz, tu non ce l'hai. Fatto sta ragazzi che è un po' paradossale. Eh sì, mi sa che dobbiamo andare qui, la stanza col sangue. Dall'altro guardate com'è segnata. Ah, una cosa ragazzi, vi devo far vedere. Guardate i talenti. Vabbè, a parte qui i collezionabili, ma ho scoperto questa cosa dei talenti. Praticamente dobbiamo eseguire alcune azioni per sbloccare appunto questi talenti, che sarebbero dei potenziamenti. Ho sbloccato vampiro, che ci fa ripristinare la salute quando facciamo le uccisioni istantanee. Per esempio, vedete, se sovraccarichiamo l'energia fino a un tot, possiamo aumentare anche il livello massimo dell'energia. Quindi facendo tutte queste cose, adesso ci faremo un po' più di attenzione. Vabbè, ieri ragazzi era mezzanotte, stavo crino. E possiamo anche potenziarci. Ma la cosa interessante ragazzi, e qui metto le carte in tavola, come l'ho scoperto? Perché ieri non ho sbloccato l'abilità vampiro. Perché prima ragazzi, neanche 10 minuti fa, ho iniziato a registrare bla bla bla. Ecco, vedete, ci siamo sovraccaricati, tac, potenziato la salute e sbloccato un trofeo. Vabbè, insomma ragazzi, ho iniziato a registrare come un coglione, non mi sono accorto che in realtà non stavo registrando. Ah! No, no, oh, oh, guarda questo quanto è aggressivo. Alza la testa, inglese, che ci hanno beccato. Wir bringen ins Orfesto. Trovato. Jawohl. Jawohl. Chi è che ha detto? Sei un tipo taciturno, non è vero? Tranquillo, avremo tutto il tempo necessario per fare amicizia. Ok, ma chi era che parlava? Vabbè ragazzi, vediamo qui gli appunti di un ufficiale nazista. Insomma, dicevo, mi sono accorto che non ho fatto partire la registrazione, quindi torniamo. Ho dovuto ricaricare il livello ragazzi, l'ho dovuto fare tutto da capo, però vabbè, non c'è problema. Questo succede quando uno è rincoglionito ragazzi, è rincoglionito. Comunque dai, andiamo avanti. E sono contento ragazzi che questo gioco, insomma, almeno per le prime due puntate vi sia piaciuto. Io diciamo che l'ho giocato in uno stato un po' comatoso ieri notte. Christian D'Avena. Oh cavolo, tipo un gatto meccanico, un leone. Stiamo dietro a questa scatola, non dovevo distruggerla. Porca puttana, è un bestione. Minghie. Porco bue. Tra l'altro ragazzi mi sono rivisto, io direi di pistare, correre, andarsene via da qui. Mi sono rivisto le puntate, insomma, di oggi. Sì, effettivamente stavo un po' in uno stato pazzerello. Però mi piace pensare ragazzi che era lo stato vecchio stile. Il vecchio stile che tanto agognato. Comunque dai, scappiamo da qui cercando di arrivare a... Oh! Guardalo! Assomiglia ragazzi, non so se voi siete a conoscenza di... Vabbè, io quando ero bambino c'era un robottino a forma di cane, un Birillo mi sembra si chiamasse. O sto di una cazzata, era solo il robottino e si chiama Birillo. Però ce n'era uno a forma di cane, Vabbè, ci diamo alla stragrande, proprio via. Ok ragazzi, qui mi sono accorto che non funziona, non stavo registrando. Praticamente quel segnale rivelato sono queste guardie qui infami, balorde. Non possiamo scendere perché c'è Jagger lì. Ok, se n'è andato. Che se ci scoprono chiamano i rinforzi. In realtà niente di
di particolarmente incredibile, quatti come gatti! Ah, papà Irene, il fratello coltello, 360. Bastardo infame. Ok, vabbè, l'abbiamo ucciso. Ora noi, da adesso in poi, ragazzi, per me è cosa sconosciuta, perché non so che cosa andremo a fare. Dobbiamo stare attenti di non farci scoprire, perché c'è un altro tizio lì. Vedete, un segnale rilevato a 41 metri, quindi l'unica cosa buona è che, ecco, ci segnala a che distanza è, in modo tale che possiamo andargli contro. Muori! La cosa figa, ragazzi, è che comunque, almeno da quel poco che ho visto per il momento, il gioco ci dà scelta, ci dà la scelta dell'approccio. Quindi possiamo farlo stealth, oppure andare così, armata Brancaleone, momento ruttino per me. Insomma, per il momento cerchiamo di essere tranquilli, calmi, da veri ninja e da veri pro soprattutto. E poi magari, ragazzi, appena ci romperemo, perché tanto sappiamo che prima o poi, ragazzi, sfacioleremo alla grande e andremo agli assalti importanti. Però per il momento facciamo le cose serie, senza farci notare. E poi scusate, ah no, ci hanno beccato, è vero. Stavo pensando che eravamo vestiti da nazisti e eravamo ancora sotto copertura, no. Mike, svegliate, è ora. Vabbè, quindi andiamo avanti. Che poi, ecco, volevo dire una cosa prima, quando eravamo ancora nell'asylum, che è abbastanza ironica come cosa che ci siano dei matti in un castello tedesco. Quanto in realtà, ragazzi, i matti, come gli zingari, vabbè, non solo gli ebrei, ma insomma, proprio persone così disabili, eccetera eccetera, venivano proprio completamente eliminate dai nazisti. Infatti è strano che nel castello ci sia questo tipo di reparto. Tutto più, forse magari posso pensare che li utilizza, cosa che comunque è anche avvenuta in minima parte, perché comunque venivano trucidati. Posso pensare che magari possano essere utilizzati per esperimenti. Ecco, infatti, ragazzi, non vorrei divagare troppo da sto punto di vista, perché è ovvio che il nazismo, come dicevo ieri, ha perpetrato delle atrocità in mani. Però magari mi piacerebbe soffermarmi in questa serie in maniera un po' più leggera su, per quanto possa essere leggera, però magari su tutte quelle cose un po' più strane, strambe, che uno non ci va a pensare, che effettivamente il nazismo ha perpetrato. Per esempio, come ho già detto, la ricerca sul Santo Graal, oppure delle ricerche un po' più da incontri del terzo tipo, no? Appunto queste qui, un po' esoteriche, robe aliene, eccetera eccetera. Quindi adesso io mi andrò a documentare nelle prossime puntate, vi farò sapere tutto. Anche perché, come vi ho già detto, se voi, ragazzi, avete tipo history, questi canali qui, c'è sempre la puntata sui nazisti. A parte il programma caccia di nazisti, vabbè, ma che è quello che stiamo facendo noi. Ma in generale, questi che facevano sto tipo di scoperte, ma lo stesso, per esempio, lo stesso Indiana Jones, come vi ho già detto, verte molto da questo punto, di vista. Perché, per esempio, i predatori dell'arca perduta, cioè, era proprio incentrato su questo, cioè cercavano quest'arca mitologica, che poi in realtà hanno trovato. Vabbè, comunque non vi voglio rovinare, perché, ragazzi, secondo me Indiana Jones è un cazzo di film che tutti dovrebbero vedere. E Back in the Day, vi ricordo che noi abbiamo anche fatto una serie su Uncharted 3, e ci sono diverse parti di Uncharted 3 che secondo me sono proprio, non scopiazzate, perché scopiazzate è una parola grossa, però secondo me sono un bel po' di citazioni al terzo film della trilogia di Indiana Jones. Ma tanto, ridendo e scherzando, siamo arrivati? Gli sparo in testa, Ah, era lui l'ultimo. Maledetto, mi disiedo sopra. Vabbè, quatti come gatti, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Vedete, più mi distraggo, più è meglio. È meglio, Ok. Ah sì, non vi ho detto che dovevamo attivare l'elettricità, sennò con la barca partivamo manco più cazzo. Vai, prendi l'oro. Questo perché l'avevo scoperto prima, ma... No, ho fatto tutto in silenzio, non fa venire le guardie. Vabbè, le uccideremo come meglio non sappiamo fare. Una cosa, ragazzi, cercherò di evitare il più possibile di utilizzare la doppia arma. Non perché mi ci trovo male, Oddio, forse un po' mi ci trovo anche male. Ma quelle, diciamo, una parte con la doppia arma, le, diciamo, riserveremo solo nei momenti più concitati.
quando faremo i momenti alla John Rambo is the way. Prenderemo due mitra e andremo proprio all'assalto. Dai, prendi tutto, tutto. Oh, ancora, pensavo fossero morti. Uccidiamo i nazisti. Venite qui. Mi faccio saltare le braccia. Vabbè, dai. A bruciapelo così non vogliono morire. No, però, scusate, era troppo goloso per non farlo saltare. Comunque ragazzi, c'è un feedback delle armi che è veramente incredibile. Cioè, mi viene proprio voglia di sparare. Divertentissimo. Ve lo consiglio, anche perché il gioco non costa un cazzo. Costa 20 euro. Ah, però ecco, ho notato che in tanti fanno confusione. Oh, un nazista, vuoi morire? Da dove vieni? Da Tussendorf? Da Tussendorf? No, veniamo da Francoforte. Andiamo a Berlino, beh. Insomma, ho visto che in tanti fanno confusione. Ragazzi, questo è Wolfenstein di All Blood, che è un DLC standalone, quindi non avete bisogno di New Order per giocarci. Però, insomma, è un altro gioco. In tanti mi avete detto, ma ormai che io l'ho già visto. No, come hai fatto a vederlo se esce oggi? Uccidiamo gli imbaffati! Ok. Quindi, insomma, ragazzi, tranquilli. Uscirà in copia fisica. Ho addirittura i droni, manca Babbo Natale con la slitta. Comunque esce in copia fisica il 15 maggio, mentre adesso solo in digital. Morire! C'ha le unghie lunghe Blazkowski qua. Blazkowski. Poi ragazzi, Blazkowski, che cazzo dico, è Blazkowicz, perché vedete ormai sto in fase confondi i nomi. È un po' quello che succede a tutti quando ci presentiamo la prima volta con le persone. E sapete perché succede, ragazzi? Perché in realtà nel nostro cervello siamo più impegnati a dire il nostro nome piuttosto che ad ascoltare quello del nostro. Guarda lì, popolo assalta il fortino. E dicevo, insomma, Blazkowicz in realtà è il protagonista di tutti i Wolfenstein che non usciti. Poi ragazzi, è un gioco vecchissimo, io mi ricordo quando ero bambino già c'era su PC. Leggende, un gioco leggendario. Abbiamo lasciato uno dietro, che poi se lasciamo insomma attaccata la mitragliatrice qui alla nave ai colpi infiniti, mentre quando ce l'avevamo in mano, guarda se non muoio perché questo mi spara da lontano, che poi sarei potuto scendere tranquillamente e ammazzarlo. Ma noi siamo Agab e siamo anche arrivati. Scendi, TJ. Apri dietro. Vabbè, tutto è bene quel che finisce bene. Topo che ci guarda. Capitolo 2, Molo. Allora ragazzi, dai, io direi, no, non ci salutiamo qui, continuiamo. Io però adesso noi non potremo più tornare indietro. Penso che, non so se abbiamo fatto una cosa buona a chiuderci le porte alle spalle, perché effettivamente ci stiamo intrufolando sempre di più all'interno della fortezza. Di Wesley non abbiamo più notizie. Comunque dai, andiamo avanti. Dobbiamo vincere la guerra. Ho un piano: irrompere nel forte, uccidere ogni dannato nazista, liberarti. Poi ce ne andremo da questo posto e cercheremo Kessler al village. Ok. Non mi sembra un gran piano in realtà, DJ. Cioè, te lo dico, ma da amico, eh. Entra nel forte, ammazziamo tutti e ce ne andiamo. Sei un uomo solo. Ok che sei tipo lo Schwarzenegger dei noi altri, però. Vabbè ragazzi, ma non è importante perché noi ce la faremo. Siamo dei veri pro. Sinceramente uccidiamo un po' di nazisti, insomma, non ha mai fatto male a nessuno. Siamo proprio con le pezze al culo. Dai! Fuggi! Fuggiamo. Dobbiamo ritirare, stiamo un po' con le pezze. Con le mutande bucate. Guardali quanti sono! Si riproducono come i topi. Maledetti marrani. Forse non ci vedete niente, ragazzi, ma ve lo giuro non ci vedo neanche io. Sto sparando per inerzia.
Se avessi solamente un fucile con un mirino a lungo raggio. Ok, abbiamo aperto quella porta, ma c'è il filo interrotto. Studiamo bene la situazione qui. Vabbè, comunque, il piano è chiaro. Intrufoliamo, ammazziamo tutti, salviamo Wesley e poi andiamo a chiamare Kessler. Magari ancora quelle famose informazioni che non c'è ancora bastato. No, no, che granate, oh, che... Sta buono! Fanciulo! Non tirare mai più una granata a Mike Shusha. Ok, sembra che... Non devi parlare in tedesco, ok? Vabbè ragazzi, ci stiamo comportando bene, dai. Ormai questa è la mia arma... La mia arma preferita. Dai, zitto, sta buono. No! Ti respingo... Perché non ho la granata quando serve, ragazzi? Se avessimo delle granate... Ma adesso arriva un momento nella vita che un uomo capisce che è l'ora di fare il John Rambo. Dai, tirala fuori la testa. Vedete la cosa figa, ragazzi? È che a parte che ammazzeremo come fide una mignotta, ma tutto questo sparare ci dà l'opportunità di chiacchierare. Anche, vedete, coltelli da lancio, yo-ho-ho-ho. E una bottiglia di rum. Mi posso sbizzarrire. E poi ragazzi, ve lo dico, sto strafomentato di iniziare una nuova serie. Qualcuno ragazzi si è detto preoccupato. Ho iniziato troppe serie insieme. Ragazzi, v'ho mai deluso da sto punto di vista con le serie? No. E infatti tutti quelli mi chiedono Max Payne. Ragazzi, Max Payne arriva, tranquilli. Però adesso andiamo avanti. Verso l'infinito ed oltre. Andiamo avanti. Cercando di capire come fare. Io non so se sto andando giusto, ragazzi. Mi sto facendo trasportare dall'istinto. E infatti voi nei commenti, come al solito, ragazzi, fatemi sapere che ne pensate. Se secondo voi mi sto dimenticando qualcosa. Infatti mi avete giustamente segnalato che ieri ho lasciato indietro un elmo di Skyrim, che probabilmente era un collezionabile. Sicuramente, visto che il gioco è della Bethesda. Oh, che mi sto ascoltando. Quindi ragazzi, fatelo sempre. Come sapete ragazzi, per me, siccome non giochiamo tipo in live streaming, quindi effettivamente proprio live, real time, interagire con me, però come sapete la vostra opinione per me è importantissima. No, c'è un tizio. No, in realtà ce n'è stato uno. Me lo dovevi un secondo prima che dovevamo andare a piedi. Cristina Levena, io ho cominciato a sparare a tutti. Vabbè, meglio, ci divertiremo, ragazzi. Ammazzeremo un po' di nazisti nel caos più totale. Che è un po' quello che vi avevo detto prima. Ci dà la libertà di approccio. Possiamo ammazzare o possiamo essere delle ombre. Oggi abbiamo deciso di ammazzare. Bomber Schuss. Bella. La bombazza, amici di Striscia. Qua c'è una chiave. La chiave del mio cuore, probabilmente no. Dai, dobbiamo... Oh, oh! No, no, ci metto un'ora a starma. A colpo singolo. Fuck the polistirolo. Vai, vai, sotto a chi tocca. Dai, tira fuori la testa, my friend. Bella, bella. Però, ragazzi, colpo singolo così non ce la faremo mai. Cioè, vabbè, la tecnica per mobili, ma... Qua veramente è così. Poi ragazzi, non so perché, ma adesso vedete, c'ho il stream of consciousness. Li ammazzo tutti così. A zoccole. Non sono mica comunista così, sa. E dai, carica un po'. Sono comunista così. Mi dico Mario Brega, ragazzi. Citazioni che capiranno solo un po'. L'ho sgozzato proprio come un maiale. Anzi, come un agnello durante un, non so, una messa satanica, così. Boh, non so, in realtà no. Come un pollo a Satana. Vabbè, oggi ragazzi ho chiaramente sfaciolato, ma in cuor mio penso che vi vada bene così, mi volete bene lo stesso. Io non so perché ragazzi, ma tutto sfera un po' cupa, così, un po' bugliastra, eh. Mi ricorda i tempi in cui... Che poi era chiaramente 2 anni fa di sto periodo. Facemmo la serie di Metro Last Light, dove bombammo ampiamente Anna apparecchia le chiappe che la ciccia è pronta. Mamma mia, le citazioni importanti.
Vabbè, dai, uccidiamo questi ragazzi e poi ci salutiamo, perché sennò sto sprecando troppi biglietti. Dai, ce ne mancano pochi. Abbiamo ucciso tutti i balordi che richiamavano l'attenzione di altri nazisti. Beh, tira fuori la testa. Addirittura le scivolate. Chi sei? Chi sei? Maldini. Ok, sono morti tutti? No, oddio. Sì, questo qua ha compenetrato la radio. Sono rimaste solo le gambe. Vabbè dai ragazzi, io direi che ci possiamo salutare qui per questa puntata. È stata una puntata... Ancora che spari? Ancora che rompi le balle? Vabbè, è stata una... Ok, mo ci possiamo salutare, era l'ultimo. Ci possiamo salutare qui ragazzi, è stata una puntata un po' così pazzerella, ma... Mi piace pensare che era vecchio stile. Voi ragazzi, nei commenti fatemi sapere che ne pensate. Avete visto comunque che il potenziale dello shooter c'è. La storia la capiremo nelle prossime puntate. Io vi do appuntamento ai prossimi video. Un saluto a tutti da Max Shosha. Mi raccomando, lasciate tanti commenti, lasciate tanti mi piace. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao. Che poi è oggi pomeriggio la prossima. Ciao.